le cose di Dio sono di Dio e resteranno sue. Nessun uomo abbia ad arrogarsele e farsele pagare da altri uomini, poiché Dio le ha concesse per la vita di tutto ciò che vive. Ogni appropriazione giustificata da regole umane intelligenti va a creare uno squilibrio che darà segni tangibili di malfunzionamento. Che l'uomo ridimensioni il valore alle capacità della propria intelligenza, che impari a capire che ciò che la mente intelligente produce è qualcosa di fermo e preciso, che il tempo già da subito renderà mobile e mutevole. Tutto ciò che l'uomo intellige non può essere costante se non per il solo tempo di utilizzo, e ancor di più se utilizzato nell'osservanza del principio del rispetto della vita. L'uomo può solo ritenere suo, e quindi gestire, il proprio operato, sia di fatica fisica che di fatica della mente. Ma ciò che è di Dio, l'uomo non può e non deve trasformarlo in proprietà.